Ma che fa la butto? Ma che figlio di puttana! Con chi ce l'ha? Vabbè, che sorpresa! Ma lo sai che io ti stavo aspettando? Allora non è una sorpresa. Va bene, io lo sentivo che venivi, non ero proprio sicuro, ma vieni qua, siediti, vieni. Don Flavio, permettete? Prego, prego. Prego. Cameriere! Ma con chi ce l'avevi? Stavo scrivendo una scena della mia nuova commedia e mi sono lasciato prendere la mano dal personaggio del cattivo. Io non lo freno, anzi, mi lascio condurre dalla sua psicologia, hai capito? Pure Chekhov faceva così. Ah, scrivi anche commedie? Perché dici anche? Lì per lì ho avuto paura che stessi scrivendo un'altra lettera. Andiamo. E te le rappresentano in teatro? Sì, all'incirca una ogni mese. Ma sai, è un teatro popolare, capisci? Per un pubblico dal gusto forte. E io lo accontento, che devo fare? Bob, le hai lette? Oh, sì. Tutte? E che ne pensi? Te lo devo proprio dire? Non è necessario. Cameriere! Io non somiglio a quella specie di eroe delle tue lettere, neanche vagamente. Però è credibile. È incredibile, ma scherziamo, io non potrei mai comportarmi come lui, non ne sarei capace. Sì, ma vedi, un uomo non vale per quello che è, ma per quello che potrebbe essere. Bella frase, schiaffala in una tua commedia. Già fatto. Vabbè, che ti vuoi prendere? Un whisky, grazie. Un whisky a quest'ora? Aspetta, portaci due babà alla panna super tridimensionali con doppio schizzo. Ce li mangiamo strada facendo. Ma che roba è? È un dolce mondiale. Mai mangiato un dolce in vita mia? Perché tu non hai mai assaggiato il babà super tridimensionale. Conservati la ciliegia per ultimo, dulcis in fundo. Sì, ma come la prendo? Con le dita. Guarda, guarda, guarda la lingua. Maestro, i miei rispetti. Oh, segui, eccellenza. Il signor Traven, l'onorevole La Volpe. Oh, buon... No. No. Scusate.